E dunque, com'è che iniziavo sempre video? Era buongiorno a tu? No, era maledetto il Nippon. No, ha senso, ma non era così. Poteva essere no, mi piacciono in là, non l'avrei mai detto. Brindo è un'elfetta, è possibile, però non l'avrei detto. Poteva essere maledetti camperoni. No, sì, però non inizio un video con maledetti camperoni. Ah, ci sono. Era salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Ebbene sì, sono tornato il vostro sindaco ancora una volta al comando dei suoi pigiomoni imperiali. Cercherà di aprirsi la strada nel vecchio e nel nuovo mondo. Perché mi sono assentato? Beh, per una serie varia di circostanze. Un po' la vita cambia, avevo un sacco di altre cose da fare. Un po' l'interesse per il gioco era un po' scemato, diciamo. Ci sono stati diversi bug, il problema della cavalleria che non funzionava, il meta che si è orientato in una maniera a volte non proprio divertentissimo, insomma, varie circostanze che mi avevano un po' allontanato. Tra l'altro anche il computer che fa le bizze, quindi oltre ad avere il ormai tradizionale microfono scrauso che mi ritrovo, avremo anche degli altri problemi in corso, quindi speriamo che tutte queste registrazioni vadano a buon fine come al solito, io le faccio a braccio, quindi quello che viene bene, se poi parlo mezz'ora e non succede un caspio, pazienza. A questo punto qual è un pochettino l'idea del canale? Bisogna, insomma, ricostruire un po' qua la micro, bisogna un po' ritornare a padroneggiare i campi di battaglia, bisogna che il gioco rientri nei miei ditina da nobile spocchioso di Tilea, quindi insomma bisogna, ebbene sì, bisogna tornare alla latte, bisogna tornare alle origini, bisogna tornare a giocare e vedere un pochettino i progressi, ed è un po' questo che vorrei fare in questi primi tempi di ritorno al canale, quindi rivedere, ritornare all'origine e fare pian piano un po' di strada con voi, vediamo se riesco a migliorare nel frattempo. Ho già affrontato un pochettino di ladder, quando sono ritornato ero circa in posizione 700, quindi si riparte proprio a vedere che cosa è successo dopo mesi sostanzialmente che non giocavo di ritorno in partita, e vediamo che cosa riesco a combinare di buono oppure di fetecchio. Quindi tenetevi forte i braccioline delle poltrone, allacciate le cinture perché io vado a sparare un replay così a bruciapelo. E rieccomi qua, e voi direte ovviamente si torna con l'impero, e invece no, invece no, perché il tempo cambia, il mondo cambia, qua cose che sono state dimenticate, anelli che vengono gettati nei fiumi al posto di essere gettati nei vulcani, insomma è un bel bordello ritornare nel vecchio mondo. Allora ho venduto l'anima sostanzialmente ai poteri perniciosi, e per punizione divina mi sono dovuto proprio ritrovare contro i miei amati pigiamoni. Questo è il classico match dei rancori, a parte nani ed altri elfi ovviamente, però sostanzialmente stiamo parlando, vogliamo tornare all'origine di Warhammer, e cosa c'è di meglio che tornare all'origine di Warhammer, dello scontro il più classico di tutti, il bene contro il male. Qua il mago cornutazzo comandato dal sottoscritto, in questo caso Berrioso, contro il Gesù biondo e il palestratissimo Carlone. Chi vincerà? E che cacchio ne so, questo l'ho registrato un sacco di tempo fa, non me lo ricordo manco più. Andiamo a vedere, era scritto bellissimo sul replay, quindi immagino che sia una battaglia di altissimo livello. Adesso l'obiettivo ovviamente del canale è essere estremamente critici con le proprie scelte, è andare a vedere veramente il pelo nell'uovo, cercare dove si può migliorare e tornare ovviamente sulla cresta dell'onda. Però devo dire che questo esercito è bellissimo e sono probabilmente un grande genio incompreso della strategia. Comunque, classicissima delle mappe, crinale alpino, quindi abbiamo questo bel bloccone qua in mezzo. Che cosa fa una persona umida ma onesta come me? Ci mette bellissimo qua il cannoncino. Perché? Perché è un'idea geniale. Perché se voi ci pensate, come fa a far fuori il cannoncino l'impero? Beh, ma ovviamente con i cannoni, ma quei cannoni funzionano? No, sto cacchio. E quindi abbiamo un po' rivoltato qua la frittata. Sarà l'impero a dover avanzare verso noi. E visto che tutto sommato l'impero, anche se momentaneamente tradito, rimane la mia fazione preferita, iniziamo subito a vedere che cosa si portano i pigiamoni bianchi e rossi. Qua abbiamo Carlone con tutti i suoi oggettini, tutti i suoi buff, tutte le sue cose, picchia come un disperato, si muove anche discretamente e velocemente, quindi il mio povero maghetto, che peraltro è qua volante, non mi ricordo se su drago o manticora, dovrebbe essere su manticora, vediamo un po'. Ecco, sì, è qua su Manticore, insomma, avrà il suo bel da fare a scappare a destra e a sinistra. Abbiamo una comoda ed economica linea di truppe provinciali tenuta al centro dai magnifici fili di Sigmar irriducibili, quindi questi li devo schiacciare uno ad uno, altrimenti non scappano. Un paio di grandi spade, quindi due lance sui fianchi, due grandi spade dietro che
picchiano, perché grandi spade picchiano parecchio, e poi abbiamo anche un paio di combo di archibugi che fanno sempre bene, tra l'altro secondo me contro il caos sono molto bellini. Abbiamo qua due alabardieri, uno qua infrocchiato nel bosco pronto a nascondersi, qua abbiamo dei cavalieri imperiali, di nuovo sempre comodi, tanta armatura, e questi qua mi sembra che siano girati, sì, col sederozzo corazzato verso le mie linee, probabilmente aspettandosi dei mastini da qualche parte. Che brutto che è sta cosa, ci sono gli alieni, che era, avete visto? E ovviamente, sì, ovviamente questi sono le prodigi del tecnici del mio computer. Qua abbiamo dei mastini subito dietro, quindi bene bene la scelta di girarli subito, e se c'è Carlone non può mancare il mago della vita. E abbiamo un discreto comparto qua di schermagliatori, pistolieri e staffette con lanciagranate, il mio grande amore, quindi non solo il danno e la beffa, ma pure devo scontrarmi contro la mia unità preferita. Qua abbiamo degli altri mastini che non bastano, ma a me piacciono un sacco i lupettini, quindi ne abbiamo un po' sugli angoli, perché voi sapete la mia fortuna con i camperoni, quindi dove va a figuina che questo piglia l'impero, si barica in un angolo, chi lo scloda più? Invece no, poverino, era anche un giocatore onesto, però io avevo riempito tutto di mastini in casa. Abbiamo un sacchissimo di schermaglia, perché io ho kaitato l'armata del caos per decenni e adesso non vorrei provare il brivido dall'altra parte, quindi ci siamo portati predoni a cavallo, e voi direte, altri predoni a cavallo? Sì, ma con le asce da lancio, perché un po' di penetrazione dell'armatura fa sempre bene. Il resto del mio esercito è tutto costruito attorno al pezzettone centrale, quindi ovviamente intorno al mio cannone. L'idea è proprio quella di distruggere a colpi di anima della dannazione, distruggere, far fuori gli archibugi, far fuori le grandi spade, insomma far fuori un po' tutto quello che mi capita. A questo punto iniziamo a mettere la battaglia in moto. Abbiamo degli comodi predoni sul davanti che dovrebbero un po' tenere la linea. Dovremmo avere allora 1, 2, 3, 4 unità di predoni a tenere la linea. Qua dietro abbiamo dei reietti che sarebbero i posseduti, Forsaken, che fanno piuttosto malissimo alle truppe di fanteria leggera imperiale, quindi l'idea insomma è di sloggiare, di penetrare eventualmente quanto più velocemente possibile dove c'è la ciccia dell'esercito nemico, e due comode unità di alabarda che dovrebbero cavarsela bene contro le truppe leggere, e ovviamente respingere un po' di cariche di cavalleria. E poi a terminare il tutto abbiamo un simpatico sommo stregone della morte che sta qua cercando di tenersi il più distante possibile da Carlone, e che si porta dietro sostanzialmente soltanto Spirit Leech e direi aspetto il Cavaliere della Morte, sembianze terrificanti, sì, che dovrebbe dare danni magici e causare terrore e paura, quindi ovviamente tutto questo in funzione anticavalleria. Finché si arriva al gioco di fanteria io mi sento abbastanza tranquillo. Qua c'è stato una specie di tentativo di imboscata da parte dei miei mastini, ma il buon Carlone era saggiamente qui in volo, quindi è subito andato a salvare i suoi uomini. Intanto il, vedete qua, il cannoncino infernale continua a fare il suo sporco lavoro, cioè mancare brutalmente in questo caso, che figuraccia, ma mi scusi, però pure lei, ma io sto qua parlando al mio vasto pubblico e lei mi fa fare queste figure, ma io non so, vabbè. E continua la schermaglia. Qua Carlone a terra in mezzo alle mie simpatiche, miei simpatici predoni, quindi partono un po' di granate contro giavellotti, contro pistole, contro accette da lancio. Io voglio un po' rompere le balle a Carlone, se possibile. Ecco qua invece stavolta il cannoncino c'entra, perché c'è un sacco di munizioni, quindi tanto vale sparacchiare a tutto quello che vedo. Qua insomma io voglio tenermi ovviamente abbastanza vicino da Carlone da, in caso, aiutare le mie unità mentre che ci sia un combattimento improvviso, ma non voglio di certo trovarmi faccia a faccia con Garmarazze, quindi lo stiamo seguendo un po' così, insultando da una buona distanza di sicurezza. Diciamo che a Carlone non si tocca la mamma, e lo sto cercando di provocare un pochettino. Qua intanto continuano le schermaglie, nessuno dei due ha voglia di impegnarsi evidentemente in un combattimento particolarmente grosso. Ci sono sempre i miei mastini in agguato, sempre il cannoncino, che qua devo dire che il mio avversario è leggermente passivo. Capisco il gioco di schermaglie, però forse proprio vista la presenza del cannoncino qua che sta sparacchiando, avrei provato a fare qualcosa di leggermente più aggressivo. Cannoncino che tutto sommato sta facendo abbastanza schifo, perché sta mancando la maggior parte di colpi. Questo è un brutto errore secondo me da parte mia, avrei potuto allargare molto di più la formazione, quindi mettere una roba del genere, magari addirittura mettere le lasce da lancio dietro, tanto non ci sono bersagli qua particolarmente corazzati da colpire, mi servono contro Carlone. Invece questo blobbone è un po' non solo antiestetico, ma è anche abbastanza scomodo. Vedete che qua mi sto ritirando, ma le mie unità si incastrano tra loro, quindi sto subendo un po' di danni inutili. Qua parte intanto la prima curetta al simpatico Carlone, che si ripiglia un 330 punti vita grazie a Sangue della Terra. Ovviamente Gesù Biondo dovrebbe avere Sangue della Terra, e immagino anche, vediamo dove sta Gesù Biondo, eccolo qua, dovrebbe avere Ricrescita infatti, però non si è portato nient'altro, quindi siamo risicati dai punti. Io evidentemente gli archibugi non riesco a centrare, quindi continuo a picchiare sulle grandi spade, che comunque male, schifo non fa.
Qua cercavo una penetrazione con i mastinazzi, però un'unità di cavalleria sono riuscito più o meno a schivarla. L'altra non so dove stia andando, un po' per fragole, però il mio avversario reagisce molto bene, quindi sposta subito le grandi spade. Io a questo punto blocco la carica, cerco di andare dall'altra parte sugli archibugi, ma vedete che qua ci sono cavalieri. Insomma, questa azione diversiva ha fatto un po' schifo, potevo probabilmente evitarmela. Qua nel frattempo c'è stata un'altra carica di Carlone, che si becca per tutta risposta un sacco di accettini in faccia e anche un dischetto prosciugaspirito che sembra fargli un po' di dolore. E qua non c'è molto modo di pulire il blobbone, nel senso che io ci provo, ho detto a questo punto ho fatto un blobbone, tiro in mezzo, metti che riesca a pigliare più di un'unità. No, neanche una l'ho pigliata. Mannaggia ai nani del capo, pure i nani del caos mi fanno se... Ma meno uno, ma c'entralo! Che t'ho pagato a fare? Cioè, sei pure costato la merenda dei miei mastini. Qua sono affamati, li ho tenuti a stecchetto apposta. Te fai. Vabbè. Oh, questo è un bel colpo, finalmente. Vedete che se insultate le vostre stesse unità, spesso e volentieri funziona. Questo è un classico trucco da pro gamer. Qua nel frattempo, appunto, la cavalleria a questo punto inizia a spingersi un po' più aggressivamente verso le mie linee. Il mio cannone inizia a martellare qua e là. Però i morti qua si stanno facendo attendere. Ne ho fatti fuori 5 in due spignazzate. Parte un altro prosciugaspirito, perché a questo punto pure il mago io l'ho pagato, quindi qualche cosa lo vorrei fare. Vedete che questa classica partita a ritmo abbastanza lento, quindi cerchiamo di mettere un pochettino in moto, sennò qua non finiamo più. Il mio avversario continua a, diciamo, non essere particolarmente interessato alla battaglia, allo scontro fisico, quindi non insomma non vuole esattamente gettarsi a capofitto, e vedete che tutto sommato qua stiamo marciando con moltissimissima calma. Ci sono sempre i cavalieri che vanno avanti e indietro, cercano di respingere un po' i miei schermagliatori. Il mio cannone ogni tanto becca, ogni tanto no, qua è riuscito a mettere una dischetta pizza, però il mio avversario sta perdendo veramente tantissimo tempo. Quando siete in questa situazione, secondo me è molto molto meglio provare un rush a questo punto, almeno giocarsela, perché tutto sommato il cannoncino qua si è fatto 74 uccisioni che potevate risparmiarvi. Qua c'è un altro momento di panico da parte di Carlone, che ha assaggiato il sangue, però si è beccato un prosciugaspirito in faccia, ha attivato tutto quello che poteva attivare, e poi però si è dovuto ritirare, perché il mio simpatico stregone era qui a combattere vicino a tutti i suoi uomini. Cavalieri che si sono a questo punto di nuovo ritirati, ma per la maggior parte si sono spenti. Qua dovrebbe partire una simpatica ricrescita da parte del maghetto, che io non riesco a toccare troppo in là. Eccolo qua, infatti si ribecca 2000 punti vita, quindi per la maggior parte nego un po' quello che ho fatto, però intanto faccio spendere simpatiche munizioni al mio avversario. In tutto questo io continuo a mantenere l'ingaggio con il mio cannoncino, quindi non ho particolare, diciamo, finché la battaglia si porta su questo piano, su questo passo molto lento, a me tutto sommato va bene. Qua c'è un tentativo di avanzata dei cavalieri che potrebbero generare un po' di valore facendo il classico cycle charge, quindi caricando e ritirandosi, non so, facendo dei giri a destra e a sinistra, insomma il classico, quello che fanno sempre i cavalieri nelle mie partite. E qua nel frattempo ci rischieriamo, perché a questo punto tutte le staffette, tutti i pistolieri sono pronti a fronteggiare i miei schermagliatori. Carlone è di nuovo più che sano. Qua c'è una carica di cavalieri che martella, finalmente iniziano a generare un po' di valore. Martello, io tutto sommato tengo per l'impero lo stesso, sto pure giocando dall'altra parte, però che ci posso fare? Iniziano a martellare un po' le mie fanterie. Nel frattempo qua intanto i mastini si portano pericolosamente vicini al bordo. Sto cercando di sfruttare un pochettino il bosco, sto cercando di attirare un po' i pistolieri da qualche parte, ma alla fine non ho ben capito che cosa volessi fare. Ho deciso di mandare a pascolare i miei simpatici bestiolini. Qua il maghetto sta ritornando in posizione. Carl intanto sta subendo discreti danni, vedete la barretta della rigenerazione, quindi cure va bene, ma a un certo punto non si curerà più. Il cannoncino nel frattempo ha sprecato quasi tutti i suoi proiettili per 120 morti. Io ne ho sfruttato tutto il tempo e qualche risultato chiaramente l'ho ottenuto. Carlone qua si è addormentato in volo, si è beccato fin troppi giavellottoni, infatti si sta ritirando tallonato a questo punto dal sommo sacerdote del caos, dal sommo stregone del caos, che fa un pochettino bullo. Gli lancia anche uno spirito lì, tanto per far sentire la presenza con l'appoggino. Qua c'è un altro momento abbastanza spaventoso dalla parte imperiale, che si getta in avanti per prendere i mastini. Gli spistolieri continuano a schermagliare col tiro a 360 gradi, riescono ad afferrarmi un pochettino, e c'è il codazzo di Predone del Caos a cavallo, che cerca insomma di respingere i mastini sempre in avanti, provano a raggiungerli ma non ci riescono, nonostante siano un pelettino più veloci. Si buttano in avanti, ritorna Carlone di nuovo, che si è accurato un'altra volta, un'altra ricrescita. Mannaggia Carlone, mannaggia Gesù biondo. Qua partono di nuovo tutti i giavellottoni, mi è scappata anche la voce in un attimino di eccitazione, perché finalmente si menavano un po' le mani. Partono bastonate a destra e a sinistra. Carlo si
rialza in volo, cerca di afferrare il mio maghetto, che tutto sommato, nonostante Carlo sia lì moribondo, non ha assolutamente intenzione di avere a che fare col prodigio del culturismo imperiale, e quindi si ritira. Però Carlone se ne va via con la coda tra le gambe, non è la coda del grifone, e se ne va via con la coda tra le gambe a 1200 punti e vita, quindi tutto sommato inizia ad avere un certo vantaggio anche nel combattimento di Lord, tanto che mi azzardo addirittura un eroico atterraggio qua per schiacciare un paio di pistolieri, perché tutto questo tempo il mio povero sommo sacerdote, il sommo stregone, non ha fatto quasi un cacchio. Qua intanto il cannone ha esaurito quasi tutti i colpi, c'è questo movimento aggressivo delle cavallerie imperiali che cercano di portarsi dietro le mie linee. Visto che appunto sto finendo i colpi, a questo punto bisogna anche terminare la battaglia, sennò io qua finisco la voce, mi si esauriscono i giga del computer a fine di registrare questa roba. Le mie cavallerie continuano a spingere, a questo punto cercano un ingaggio dove possono. I pistolieri qua sono messi leggermente peggio, direi, stavo per dire meglio, ma hanno più munizioni, ma sembra che insomma ne abbiano un po' le palle piene anche loro di questa partita. Qua sempre bastonate di cannone che non arrivano da nessuna parte. La formazione a spaghetto del mio avversario evidentemente riesce a ottenere, a sicuro una certa protezione alle sue truppe di pigiamoni. Qua c'è un inseguimento cardiopalma, pistolieri contro mastini, contro predoni a cavallo, contro sommo stregone. Dovremmo dargli un nome a sto sommo stregone, che poverino sta facendosi una dischetta maratona. Qua intanto ci sono i perseduti, i reietti qua che si accumulano sul fianco. L'idea a questo punto è sfondare una linea, visto che dall'altra parte c'ho solo predoni, ci sono grandi spade, ci sono i cavalieri, c'è Carlo. Non ho molta voglia di andarli a tirare contro le cose più grosse. Qua di nuovo dei cavalieri che si buttano in avanti, ci provano, bello il movimento con le staffette e lanciagranate che vanno a sforacchiare un po' di predoni del caso. Qua sempre i miei mezzi potenti tecnologici stanno mostrando tutta la loro efficace nel rallentare, nel buggare la partita. Nel frattempo appunto sta partita che prima o poi finirà, siamo già a 11 minuti di partita, io ogni tanto metto pure la velocità. Qua c'è uno rischieramento generale mentre intanto le mie truppe continuano a schermagliare. Mazza e palle, dai te, picchiatevi, maledetti. Ma chi sono questi generali? Ah no, uno sono io, allora è tutto a posto. Partita bellissima, tatticissima. Gli archibugi qua si stanno ammassando allegramente, provando a sparacchiare a qualcosa di più interessante di alcuni predoni. Fette lanciagranate sono 22, ma un sacco di munizioni possono ancora fare più che male. E a questo punto finalmente le truppe del caos iniziano a chiudere le distanze. Del resto abbiamo finito quasi tutte le munizioni, non c'è più un cacchio da fare. Qua vedete una bella salva di staffette lanciagranate, praticamente fa a pezzi una delle mie unità di predoni. E io riesco però a caricare, insomma a caricare, diciamo che i miei reietti incontrano per sbaglio un'unità di lancieri e decidono di schiantarcisi addosso. Cerco di utilizzare i predoni per ammorbidire un pochettino le linee delle truppe provinciali. Qua fortunatamente per me il mio avversario fa un tragico errore, lascia tutti i suoi simpatici archibugi a portata di mastino, quindi riusciamo ad avvicinarci in maniera convincente e a impedire alle linee imperiali di tirare. Il povero sommo stregone del caos, frustratissimo, non riesce ad azzannare niente, finalmente adesso sta facendo un po' di uccisioni, cerca di sfruttare il terrore contro le grandi spade. Qua invece ho fatto questa bruttissima antistetica carica, quindi non sto combinando un cacchio. I nani del caos invece si fanno il picnic, il loro lavoro l'hanno fatto. Qua c'è sempre la schermaglia bella ed eccitante come al solito, un prosciugaspirito tirato da distanze siderali, che infatti da scorreggina blu non è la manticora che ha mangiato troppi fagioli a pranzo, ma dovrebbe essere il simpatico effetto grafico di un incantesimo overcastato che fallisce. Quindi ho subito un po' di danni anch'io, ma a sto punto Carlone va tirato giù. I cavalieri decidono di sporcarsi finalmente le mani, provano a cacciare un po' di predoni con le asce da lancio. Fortunatamente ho ancora abbastanza munizioni per iniziare a segare un cavalierino alla volta. Ci sono sempre, sentite che bello questo suono di lanciagranate che si può udire in lontananza. Il povero sommo stregone, visto che i reietti stanno facendo abbastanza schifo, prova a metterci del suo e a dare una mano, ma gli altri reietti decidono qua di, anziché di caricare dove ho detto io, di andare a scontrarsi allegramente contro le grandi spade, che fortunatamente stanno reggendo eroicamente, ma sono pochine, quindi dovremmo anche riuscire a farcela. Qua abbiamo finito le asce da lancio, abbiamo finito i giavellotti, abbiamo finito tutto, quindi tanto vale andare a picchiarci in corpo a corpo. I nanetti qua stanno tenendo solidamente il centro della formazione, i reietti sono riusciti a distruggere senza tante perdite queste unità di lancieri, sono fatti apposta, e vedete che la barra pian pianino inizia a tiltare in mio favore. Qua soprattutto gli archibugi sono pesantemente compromessi, e Carlone si è riportato giusto al bordo mappa con ben 334 punti vita, e questo me lo ricordo come momento, perché io ho detto vabbè, a sto punto c'ho ancora lo stesso stregone del caos, che insomma qualche ferita l'ha presa ma è abbastanza sano, lui pure si picchia discretamente, questo qua
manca uno spirito lice, io glielo lancio, vedrai che adesso sto qua, muore o se ne va in rotta. Invece no, e invece no, perché signori e signori, è Carlone, Carlone se ne frega, Carlone continua a caricare nonostante tutto a 70 punti vita. Io mi ero buttato a terra, inizio a questo punto sinceramente a sporcare la sellina della manticola. Parte una ritirata proprio, come dire, aiutatemi, perché Carlone sta poppando tutto il poppabile, mi dà una martellata sulla schiena che la sento. Fortunatamente il simpatico sommo stregone sta provando a scappare, poi all'ultimo, nonostante i 70, nonostante l'atto eroico, il buon Carlone se ne va, si ritira. Quindi aveva per un attimo inquadrato il suo nemico, e perdere la leadership a questo punto probabilmente l'avrebbe vinto lo stesso, ma insomma mi avrebbe complicato non poco la faccenda. Quindi parte questo eccitante inseguimento, ci sono ancora un po' di staffette lanciagranate che fortunatamente non sparano in cielo. Carlone si recupera ancora una volta, ma il sommo stregone ha assaggiato il sangue, quindi lo carica alla fine, lo disarcione in un ultimo epico combattimento. Quindi sogni d'oro al nostro amatissimo imperatore. Qua c'è il blobbone finale con le truppe di fanteria del caos che iniziano a chiudere il porco dell'esercito che rimane dei pigiamoni imperiali in una terribile morsa. Qua mettiamo sempre avanti perché sta durando già una infinità di tempo di schermaglia. Ci sono gli ultimi archibugieri che avevano provato a battere il sommo stregone del caos e che adesso vengono travolti da una carica combinata dei miei prodi predoni a cavallo. Le alabarde e i figli di Sigma sono ovviamente irriducibili. Qua ci sono addirittura i meccani, quelli del cannone infernale, che stanno provando a fare del loro meglio, ma insomma c'è il mappazzone finale come ci si poteva aspettare. Sta tornando il sommo stregone, quindi con un aiutino qua e là dovrei riuscire a terrorizzare quello che serve per mandare tutto il rotto. Rimarranno solo gli irriducibilissimi figli di Sigmar. Qua nel frattempo carica a destra e a sinistra, questi lancieri sono stati mandati in rotta, il Gesù biondo sta avendo nelle scatole piene, se ne sta andando anche lui, le grandi spade. A questo punto il loro imperatore è caduto eroicamente sul campo di battaglia e loro hanno da pensare alla pensione, quindi tutto sommato se ne vanno anche loro. E come al solito rimane l'ultima eroica resistenza qua alla barda contro la barda. Le alabardiere stanno anche performando piuttosto bene, però chiaramente non c'è più nessunissima speranza. Proprio un ultimo gesto eroico dell'impero che raduna le ultime forze, le ultime staffette lanciagranate, sono ancora 16, questo dovrei gestirle in qualche maniera. Il simpatico stregone sta cercando di mandare in rotta cose. Qua ci sono dei reietti che caricano dritto per dritto giù dalla collina sperando di affettare un po' di alabardiere. Io continuo a caricare il bersaglio sbagliato, quindi prima o poi dovrò iniziare a darmi delle priorità. Qua c'è il cannone qua che si lamenta, non so bene cosa faccio, ci sono sempre gli alberi brutti in lontananza e boh, basta, cioè è finita. Qua è partito pure un po' di magia, quindi io all'ultimo ho provato a terrorizzare questi simpatici alabardieri che a questo punto vanno in rotta, vengono sterminati e rimangono gli ultimi tre eroici figli di Sigmar a combattere contro tutto, contro soprattutto l'ultimo servente del cannone, che pure lui non ha assolutamente interesse a cedere. A questo punto il mio avversario si arrende, quindi GG. Andiamo a vedere il pagellone finale. Primissima partita, ci sono stati degli ovvissimi errori da parte mia, ma mappazzoni di predoni a cavallo non sono stati particolarmente belli da vedere, ma tutto sommato sono riuscito a schermare abbastanza bene. Sono piuttosto contento di come si è comportato il mio simpatico stregone, che con 2500 danni di valore fatti, insomma, non è affatto male. Però si sono pure ripagati questi? No, mi sono sbagliato, ho visto male. Non scherziamo, quando mai questi si ripagano? Questi sono lì semplicemente per morire, invece loro si sono ripagati, incredibile, sono lì per morire per gli dei oscuri. Tutto sommato l'hanno fatto bene. L'esercito del mio avversario non era male, secondo me aveva qualche bella idea. Io non avrei messo le staffette lanciagranate, avrei provato a questo punto ad andare un pochettino più largo per vincere il fronte. Ci sono comunque le cavallerie, ci sono comunque le grandi spade che hanno affettato un sacco di roba senza ripagarsi, perché sono già arrivate in combattimento più che distrutte. Però tutto sommato già solo a numeri diminuiti hanno fatto malissimo alla linea. I figli di Sigmar hanno fatto straordinariamente bene, quindi secondo me non c'era bisogno delle staffette lanciagranate per sfondare, si poteva andare un pochettino più largo. E il grosso errore è stato probabilmente lasciare il cannoncino attivo tutto il tempo, che infatti, come vedete, ha fatto uno sfacello di danni. Quindi GG al mio avversario Odez, speriamo di rincontrarlo presto
In battaglia è stato anche simpatico, se ricordo bene, è stata una bella partita. Da parte del caos, probabilmente tutti questi mastini sono abbastanza inutili, avrei potuto tagliarne probabilmente un paio con veleno, mettere magari solo uno o due, inserire ancora qualcosina, altri per la vostra gioia, altri predoni a cavallo avrebbero potuto fare il lavoro. I posseduti in questo esercito avevano poca trippa, però tutto sommato mi piacciono, forse farei, non lo so, devo un po' riprovarli. Il cannoncino qua è una picca rischiosissima, però se voi vedete la mappa con questi belli ostacoli, con dei crateri in cui potete nascondere il cannone, come in questo caso crinale alpino, avete questa bella barriera. Allora è molto, molto, molto interessante, molto forte, perché obbliga, mette diciamo sul chi vive il vostro avversario, vi tiene costantemente ingaggiato, obbliga l'impero a venire addosso. E diciamo, l'impero in questo caso, con questi ostacoli, non può utilizzare cannoni, non può utilizzare la sua artiglieria. Quindi il vostro cannoncino dovrebbe essere relativamente più al sicuro, e questo può darvi un certo vantaggio se usato bene. A questo punto direi che è tutto. Torneremo a vederci molto presto sui prossimi campi di battaglia del vecchio e del nuovo mondo. Quindi stay tuned, il canale cercherà di ripartire un pochettino. A molto prestissimo!